Ciao a tutti, benvenuti alla Bottega dell'Orso e quest'oggi andiamo a trattare un argomento ormai sdoganatissimo, come avete letto dal titolo, del tiro dinamico. Voglio fare un qualcosa di differente dagli altri canali, semplicemente perché sì, viene diciamo toccato l'argomento, nel senso dei costi di questa tipologia di sport. Ma non ho visto ancora qualcuno che lo tratta nel dettaglio, perciò volevo affrontare insieme a voi passo dopo passo tutte quante le spese che deve affrontare una persona media qualunque, con uno stipendio qualunque, per poter praticare questa disciplina. Diciamo, il mio intento era quello di affrontare questa tipologia di sport con i costi più contenuti possibile. Perciò andremo a fare tiro dinamico da poveri. Allora, per poter diciamo iniziare ad approcciare a questa tipologia di sport, sceglieremo una categoria. Io personalmente quella che ritrovo più economica è la categoria production. Ora non sto qui a spiegarvi, magari un giorno poi faremo un video dedicato che cos'è la categoria production, la standard e varie cose. Io presumo di riuscire a contenermi con i costi gareggiando in categoria production. La categoria production è una delle più eseguite, è quella con le pistole, diciamo, più base, tra molte virgolette. Che succede? Che per poter iniziare, ovviamente, a praticare tiro dinamico in una categoria production, al giorno d'oggi esistono tantissime tipologie di pistole a prezzi abbastanza contenuti. Parliamo di Striker oppure con il fusto d'acciaio, ce ne sono tantissimi, e passa la macchina, ce ne sono tantissimi modelli a prezzi diciamo modici. Non voglio andare a trattare l'argomento della quale arma iniziare con quale arma poter iniziare il tiro dinamico, non lo voglio trattare perché ce ne sono, come ripeto, ci sono altri canali che lo spiegano in modo molto più dettagliato e molto meglio di me. Quindi io l'unica cosa che posso fare è dirvi: guardate, questa è quella che ho trovato che costa meno, perché è quello che voglio fare. Sono andato a cercare, a scartabellare un po' di annunci e vedere qual era la pistola che più o meno si poteva prestare per questa tipologia di uso e al prezzo più basso possibile. L'ho trovata, come avete visto dal titolo, si tratta di una Tanfoglio. Andremo a vedere poi che Tanfoglio è, perché è una Tanfoglio che ha più anni di me. Quindi, quella più economica in assoluto che sono riuscito a trovare, anche grazie a degli amici delle armerie, è stata questa. Questa qui, ovviamente, arma carica. Il prezzo di questa Tanfoglio qui è di 230 euro. Lo segneremo, magari lo metto da qualche parte. Quindi questo è il primo costo che andiamo ad affrontare, ovvero 230 euro. Ora andiamo a vederla un attimo nel dettaglio, perché non è neanche malaccio, sinceramente. Ecco a voi la Tanfoglio. Sto questa era scritta P21, ma in realtà, secondo il numero di catalogo, che è qui, è una GT21K, ma in realtà è una T95R. Lo capiamo dalla sicura che è posta sul carrello, dalle fresature anteriori che tra l'altro per me sono molto comode, perché effettuo la tipologia di caricamento da davanti. Però diciamo che tutto sommato non è una cattiva arma. Tacca di mira fissa, mirino fisso, nero, non c'ha neanche i pallini, ma 230 euro, che ti aspetti? In realtà si allineano abbastanza bene e questo è, finita la pistola. Un caricatore, perché con 230 euro un caricatore basta. Se la pagavi 250 c'avevi due caricatori, invece io ho pagato 230 e ce n'ho uno solo. E questa è la Tanfoglio,
che ho scelto per questa tipologia di tiro dinamico low cost. Ora andremo a provare qualche colpo e vediamo come si comporta a livello di precisione, di caricamento e tutto il resto. Ed eccoci con la tranfoglio, sto cavolo. Arma scarica. Allora, finora l'ho cercata, ma non sono riuscito a trovare nessuna fondina che andasse bene per quest'arma. Quindi al momento utilizzeremo la fondina più economica del mondo, ovvero la tasca destra per i destri. Per i mancini è la tasca sinistra. Come porta caricatore la tasca sinistra per i mancini. Andremo a una distanza di 15 metri, il piatto che andremo ad ingaggiare è di circa un palmo, più o meno. Vediamo come si comporta la pistola e vediamo come mi ci trovo con la pistola. Sembra molto preciso. Tutto ciò in singola azione. Allora, ora ho riscontrato un problema, ovvero i colpi erano finiti, l'arma ha ciclato, ma purtroppo per colpa del mio pollice troppo lungo sono andato ad intercettare la leva dell'hold open tenendola abbassata e non gli ho permesso di rimanere col carrello aperto. Cosa che dovremmo poi sistemare in qualche modo, perché la leva dell'hold open c'ha questo, diciamo, questa piega che da me viene intercettata col pollice. Già ho in mente qualcosa per poterlo risolvere e poi lo andremo a vedere piano piano con tutte quante le accortezze che andremo a fare a quest'arma qui. Quindi a renderla sportiva e anche competitiva. Poi andremo a vedere come andrà la gara, ma piano piano. Ora abbiamo aumentato leggermente la difficoltà. Siamo a una distanza di circa 20-25 metri. Stiamo sparando delle cartucce commerciali fiocchi blindate. Vediamo se effettivamente rende. Aumentare della distanza, devo abbassare il punto di mira perché sennò vado alto. Okay. Allora, diciamo che la pistola funziona bene. Sono abituato con un'altra tipologia di pistole, con le Striker, quindi la tipologia di impugnature e mire ancora non riesco a trovarmici in modo istintivo, però funziona bene. Continueremo la serie del tiro dinamico low cost della Tanfoglio sto cavolo. Piano piano andremo a vedere come migliorarla e come renderla, diciamo, più fattibile per la categoria production del tiro dinamico. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.